volevo parlargli un libro che ho letto. Finalmente l'ho finito, si chiama Sex Par Shoe, 6 paia di scarpe, che sono le scarpe più o meno che ogni componente di questa famiglia aveva per viaggiare per il mondo. Ma iniziamo un po' a parlare dei personaggi. I personaggi sono esattamente gli autori anche di questo libro, sono Maria e Thor Braving o Breving, perché è un cognome norvegese. Quindi i due protagonisti sono due norvegesi. Saluto le persone che arrivano, ciao. Che facevano parte di una setta, sono entrati in una setta religiosa da giovani, quindi questo libro prende già l'argomento religione che sapete mi prende molto, no? Essendo io un ateo, diciamo, abbastanza convinto. Dopodiché, queste persone vanno a così, si mettono insieme, questo Maria e questo Thor, quando sono giovanissimi. E poi cosa succede? Che vanno a vivere in Germania perché vogliono così parlare di Dio ai tedeschi, insomma, anche in un posto non troppo lontano da qui. E sono dalle parti di Dortmund. Comunque, hanno 4 figli e quindi la loro vita si complica un pochino avendo 4 figli, perché è vero che la setta era molto generosa, gli pagava molte cose, ma con 4 figli voi potete capire che i soldi non bastavano, oltre al fatto che Maria non avesse un granché di educazione, in quanto si erano sposati molto giovani, si erano sposati ventenni e avevano messo subito su famiglia. Avevano questi 4 figli, la cui più piccola si chiamava Filippa. Dopodiché mi sembra che ci fossero 2 femmine, un maschio e poi questa Filippa, se mi ricordo bene. Se non mi ricordo, perdonatemi. Ad ogni modo, vivevano in Germania. Lui aveva iniziato a fare il traduttore dal tedesco, dal norvegese al tedesco. Avevano imparato anche la lingua tedesca molto bene, erano perfettamente integrati, avevano degli amici, eccetera. Però nella vita di Thor gli mancava qualcosa. Vedeva sempre che facevano la stessa vita e si era reso conto che anche Maria non era completamente libera, perché comunque doveva badare a questi 4 ragazzini molto impegnativi, quindi fate voi. Così a un certo punto c'è il colpo di spugna. Il colpo di spugna sarebbe quando decidono di lasciare tutto, vendere tutto quello che hanno, tenere soltanto il minimo indispensabile per viaggiare, e iniziano questo giro avventuroso in giro per il mondo, andando in direzione est all'inizio. Visitano diversi paesi per la durata di un anno. E conoscono anche un sacco di persone, ma durante questo viaggio Thor ha la possibilità ancora di lavorare, perché andava sempre a lavorare negli internet caffè. Quindi un minimo di soldi c'erano per la famiglia. In più è stato molte volte ospite, per il fatto che sua sorella, per esempio, abitava in Australia con suo marito e i figli, quindi è stato ospitato per un po' di tempo dalla sorella. In questo viaggio comunque lui riflette anche sul passato, su quello che ha intenzione di fare con appunto la setta. Non si trovano più con la setta faceva anche mollare i primi fidanzatini, era contrario a questi fidanzatini perché potevano fare sesso, quindi niente, faceva mollare i ragazzini. Sesso solo dopo il matrimonio e solo per avere i figli, quindi pensate che bella vita. Io sarei già stata proprio incriminata per crimini contro l'umanità. Comunque, ad ogni modo, questo era il pensiero di Carl, che era il leader di questa setta. Addirittura si era poi creato un gruppo Facebook contro questa setta, e pian pianino riusciranno un po' a smantellarla. Ma la cosa peggiore era la mentalità che hanno lasciato questi comunque ragazzini, perché cioè, ho sentito un discorso di Maria
di questa Maria qui, sembrava, neanche mia nonna ragiona così, ma forse mia bisnonna ragionava così, cioè tipo, prima di sposati mai mai dormire assieme, sia mai che si sappia. Quindi, perché era molto tradizionalista, ecco. Comunque, hanno fatto questo libro alla fine del viaggio, hanno poi girato anche un film su tutte le loro avventure, perché appunto dopo un anno di viaggiare c'era anche la possibilità di andare in America, solo che Maria aveva messo tipo un veto di non fare debiti, perché comunque avevano speso un sacco anche di soldi ad andare in giro con quattro ragazzini che comunque avevano bisogno anche un po' di internet, perché appunto per un anno siccome erano ragazzini molto bravi a scuola e Filippa era veramente piccolina, non avevano bisogno di studiare molto, però avevano bisogno almeno di un minimo per rimanere comunque al passo con i coetanei. A un certo punto capiscono che la strada dell'America non è più battibile, quindi decidono di tornare in Europa, anche perché a Maria mancava molto l'Europa. È vero che si sarebbe quasi trovato un lavoretto dall'altra parte del mondo, ma si sono resi conto che ci manca molto l'Europa. Solo che avevano due possibilità: potevano tornare per un po' di tempo in Norvegia, cosa che hanno fatto, pensare come ritrasferirsi in Germania, perché comunque i figli avevano già iniziato la scuola da tempo in Germania, da qualche anno. Thor inizia a avere qualche perplessità sulla scuola tedesca, perché la vede molto, diciamo così, coi paraocchi, no? La catena di montaggio. Inizia a pensare, ma forse potremmo anche vivere da un'altra parte. In più volevano certe condizioni, cioè avere una casa non troppo lontano dai vicini, in quanto i figli avrebbero potuto prendere la bicicletta e andare a trovare i vicini, ma abbastanza lontano da poter magari tenere le galline, poter essere a contatto con la natura, eccetera eccetera. E allo stesso momento la volevano anche non molto cara, perché appunto non stavano nella ricchezza dopo tutti questi viaggi. Molte persone gli hanno detto, ma chiedete moltissimo, non è che avete dei gusti molto semplici. Comunque cerca che ti ricerca, il tempo stava già scorrendo e sarebbe stato quasi troppo tardi per l'iscrizione a scuola in Germania. A quel punto, per fortuna, hanno trovato un'offerta in Norvegia e i ragazzini hanno cominciato ad andare a scuola in Norvegia, nonostante le difficoltà, perché comunque sono due lingue simili ma non uguali, tranne che Filippa, che comunque iniziava all'asilo, quindi non ha perso niente, diciamo. Anche perché i figli sapevano parlare il norvegese ma non lo sapevano scrivere. Per Filippa non è un problema, perché appunto lo apprenderà con il tempo. Gli altri hanno dovuto adattarsi un po', per i primi 6 mesi sono state delle difficoltà notevoli, ma poi si sono ambientati. Nel frattempo Thor continuava a lavorare, Maria aveva trovato un lavoro nelle campagne, anche se dal punto di vista finanziario i soldi non dico che mancassero, però erano sempre che arrivavano, diciamo, a fine mese con la gola un po' tirata, anche perché 4 figli. Ad ogni modo, con degli amici sono riusciti a girare un film e appunto pubblicare questo libro, che vi consiglio. Io l'ho letto tutto in tedesco, quindi ci ho messo un milione di anni, però è molto bello, fa pensare anche alla possibilità di vivere in un modo alternativo, non sempre attaccato al dio denaro. Ed è scritto appunto da questa famiglia di norvegesi che vivevano in Germania, quindi è stato anche bello vedere con gli occhi di un norvegese, con gli occhi comunque di una persona che viene dal nord Europa, molto distante da me come mentalità probabilmente, come comportamenti, come si era trovato in Germania. In realtà lui si era trovato molto bene, aveva anche trovato degli amici, della comunità, eccetera. E in questo libro in particolare
Mi è piaciuto perché ci sono anche delle foto che testimoniano i loro viaggi, no? I loro viaggi in giro per il mondo. Libro molto carino, veramente. Se avete la possibilità, leggetelo. Io ogni tanto faccio anche queste parti, questi commenti di libri perché mi piace particolarmente. Ciao, come va? Ciao, bene. Stavo facendo pubblicità a un libro non mio per una volta. Adesso però arriva la parte del mio libro. Questo è il libro che io ho scritto, ve lo raccomando, faccio sempre pubblicità io. Si chiama Scale Cristallo, edito da Amazon. Io sono Alessandra Grosso e ho scritto questo horror fantasy. Speriamo che dopo questo ne nasceranno altri, non si sa. Ho tante idee per la testa, ma veramente troppo poco tempo al momento per andare avanti a scrivere. Ciao, buonasera, come va? Molto bene, grazie. Quando riuscirai a iniziare il mio libro, fammi sapere qualcosa, che magari un giorno possiamo fare una collaborazione se ti va. Se non ti va, va bene lo stesso. Per collaborazione intendo anche che tu non debba mostrare il tuo viso al pubblico, ecco. Possiamo farlo anche a telecamera spenta. Io faccio le domande, tu rispondi a telecamera spenta. No, perché la gente ha paura di far vedere il suo faccino, poi soprattutto la gente ha paura di me, non ci posso credere. Comunque va bene, io ho finito di sproloquiare in questo video. Gente, vi ringrazio, vi mando un bacio. Oggi ho fatto un video molto corto, ma ho veramente troppa roba da fare. Mando un bacio. Figurati, lo farò volentieri, tanto che a me piace l'horror e il fantasy. Grande. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Grazie per l'ascolto. Ciao.